Ciao amici di Guitar Tutorial, sono Matt e Ralph. Siamo dei destri e vi facciamo vedere My Green Neighbor. Tratto dal nostro ultimo disco, Are You Kidding Me? No. Abbiamo visto un lick ad armonici e è semplicemente questa frase, ma va preso appunto con degli armonici artificiali. Il primo è un po' più vicino al pick up, al manico, rispetto al secondo, e lo inneschiamo, lo tiriamo su di un tono, scendiamo, e il secondo lo inneschiamo e andiamo su di un tono e mezzo, riscendiamo e poi facciamo un pull off. La frase in tapping alla fine di questa sezione invece è una frase in quintine ed è in questo modo. Che viene armonizzata da una frase la facciamo insieme? Sul secondo ritornello invece abbiamo una frase che abbiamo deciso di rendere un po' più interessante timbricamente, ed è la seguente. La frase in origine era questa. E rifacendola in tapping in questa soluzione rimane molto più interessante e decisamente più figa. Sulla parte che precede il solo, che sui nostri spartiti poi si chiama sclero e che segue la sezione che si chiama auguri, perché auguri, abbiamo questa frase che era stata pensata con degli accordi.
per suonare di merda. E l'accordo è, cioè alla tonica va aggiunta la seconda minore e la sesta maggiore. Dopodiché ci siamo accorti che, visto che era troppo veloce, semplicemente abbiamo deciso di ricorrere a un pitch shifter e mettere le note mancanti. Dopodiché io e lui la suoniamo a distanza di una terza maggiore. Fa sentire? 1, 2, 3, qua. Che vuol dire che se tu suoni quell'accordo lì in posizione E e fammelo risuonare. La prossima parte è davvero stronza ed è tutta eseguita in sweep picking. È ingannevole perché la sezione... Aspetta. Avanti. È ingannevole perché questa sezione è un 3 su 4, è una piccola polimetria. E la batteria marca gli accenti del 3. Ma in realtà va pensata in sedicesimi, per cui verrebbe facilmente da pensare in questo modo. Ma invece no, invece sarà così. L'arpeggio si muove su una scala esatonale, su una whole tone, ed è, si sviluppa su un accordo aumentato. E anche questa sezione la armonizziamo a distanza di una terza maggiore. Il finale di tutta questa parte in sweep picking è in 9 sedicesimi, non in proprio 9 sedicesimi che possiamo pensare come gruppi da 4 più 5, noi lo pensiamo come 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, e praticamente si va a girare sui 4 quarti delle misure dove è inserito, in questo modo. Se pensiamo al metronomo in ottavi, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, scusate, se pensiamo al metronomo in ottavi, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 1, 2, 3. E si ripete un numero di volte che è 1, 2, 3, qua, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta na na na, e ci aggiungiamo, ci attacchiamo al riff successivo. Grazie a Matt Bidoglia e al Paul Audia di Guitar Tutorials, abbiamo realizzato questo video appositamente per il pubblico femminile, che insomma si sa da tempi non sospetti che sia affascinato dai contestazioni impossibili e dalle tecniche di sweep picking e pianata alternata. Grazie da me. E da me. Grazie. Ciao. Ciao.